Ciao, qui li prandi. Oggi salutiamo Nicolae Pavlenko e Simone Esposito. E qui è più o meno ora di merenda, perciò abbiamo un paio di sacchetti di patatine da aprire. Patatine con sorpresa, naturalmente, altrimenti non saremmo più noi. Siamo di nuovo su salati preziosi. Ogni bustina costava un po' meno di un euro, mi sembra, forse 90 centesimi, grosso modo siamo lì. E contiene, direi, i soliti 30 grammi di patatine ed una sorpresina. Questa volta sono gli animaletti appiccicosi mare. Qua dietro vediamo un delfino, una piovra, carina, mi piace la piovra, spero di trovarla, una ranocchia, stella marina, insomma, apriamole e vediamo un pochetto come sono questi animaletti appiccicosi. Mare, direi che va bene con la stagione estiva che stiamo vivendo adesso. Questa è una rana diversa da come me l'aspettavo, allora la metto un attimo qua sopra. Mangiamo una patatina, una sola, che mio fratello mi dice sempre che faccio i bocconi troppo grandi. Mettiamo qui e le patatine sono sempre accettabili, insomma, vanno bene. Tiriamo fuori un pochino questa creatura strana, intanto metto davanti l'altra busta così avete qualcosa da ammirare. Qui mi servirà un oggetto, ah no, non serve, ho trovato come aprirla. Fatto, voilà, cerco di non ungere troppo il nostro sfondo azzurro. Quello che mi ha stupito è che mi aspettavo una ranocchia piccola, invece guardate quanto è grande e ha pure gli occhi colorati. Sapete che vi dico? Che come al solito le bestie appiccicose delle patatine battono quelle dell'edicola, perché la sostanza è la stessa ma costano solo una frazione, costano molto di meno. E guardate un po' la nostra ranocchia, trasparentissima, con gli occhi dipinti un pochino strabuzzati e pazzerelli, carina, molto più grande di quanto mi aspettassi, tutta la schiena squamata. Con le braccia a penzoloni e buffa, va bene, carina. Ok, allora mettiamo qui e apriamo anche l'altra. Chi ci sarà qui dentro? Blu, un'altra ranocchia, quindi troppo fortunati non lo siamo stati, ma non è andata neanche malissimo in fondo, almeno sono di colore diverso. Vengo via da lì per evitare di ungere troppo, ma mi sa che ormai ho fatto la frittata. Wow. E abbiamo qui l'altra ranocchia, tiriamola fuori dalla sua piccola prigione. Naturalmente si allunga e si distorce tutta quanta, eccola qui. E quindi adesso abbiamo due ranocchie con gli occhi strabuzzati e le zampe a penzoloni. Via le due buste. Ta-da! Questi sono gli animaletti appiccicosi in mare delle patatine San Carlo. Vediamo un pochino se li mette anche a fuoco il mio telefono, che ormai deve andarsene in pensione. Eccole qui. Beh, che dire, per un euro a sacchetto va benissimo, battono di gran lunga le bestie appiccicose dell'edicola, perché è la stessa roba ma costano molto di meno e abbiamo anche da mangiare. Sì, e ci riportano un tantidella le nostre vecchie mani appiccicose da patatina. Allora appiccichiamo le due ranocchie. Voi, scusate, qua ci sono rumori di sottofondo. Voi invece fateci sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Vi piace questa collezione degli animaletti appiccicosi in mare delle patatine San Carlo? Di sicuro tantissimi di voi si ricordano le manine appiccicose. E beh, insomma, non erano meglio di queste. È lo stesso discorso, anzi queste hanno in più gli occhietti. Noi cerchiamo sempre di rispondere a tutti, poi mi raccomando cliccate su mi piace se il video vi è piaciuto e condividetelo, tutti devono vederlo così ci darete una mano e continueremo a fare un sacco di video. Potete iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, cliccare sulla campanella così sarete informati quando usciranno i nuovi video e potete seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao ciao!